Una nuova unità operativa dell'esercito nel 9° Reggimento Alpini dell'Aquila, che sarà dedito alla gestione delle calamità e delle emergenze. In un momento di ridimensionamento dei costi, il ministro Roberta Pinotti punta sulla specializzazione dell'esercito ed è stata lei stessa a scegliere l'Aquila per la realizzazione di questo nuovo battaglione, il battaglione Orta, che sarà comandato dal tenente colonnello Fulvio Menegazzo. Per la prima volta con l'istituzione di questo battaglione invertiamo una tendenza. Lo facciamo perché serve per le nostre missioni principali, quindi per la difesa della patria, avere delle capacità del genio alpino ci permette di proiettarci nei mercati, nei teatri stranieri anche con più facilità, ma ci serve anche perché l'utilizzo duale in concorso con la protezione civile è una necessità sulla quale dobbiamo essere sempre pronti. I numeri sono 260, credo che alcune professionalità siano presenti, se sono necessarie delle altre verranno incrementate. Soprattutto verrà incrementato notevolmente anche il parco mezzi. All'Aquila, ha detto il ministro Pinotti, incrementiamo il numero dei militari. Sono felice di aver dato oggi questo annuncio. Alla luce degli ultimi eventi, ha detto, è bene avere un nucleo specializzato. Per quanto riguarda il personale, saranno formati alpini del nono oppure verrà anche personale da fuori? Lo Stato Maggiore dell'Esercito sta selezionando il personale sulla base dell'expertise, quindi delle capacità possedute che dovranno essere specifiche, perché verranno impiegati in questo battaglione dei mezzi tipicamente del genio, quindi mezzi specialistici, e quindi è necessario selezionare il personale con capacità ma soprattutto con esperienza, perché le grandi emergenze non sono purtroppo, come vediamo, solo all'estero ma anche in Italia, quindi in certe situazioni di emergenza ci vuole tranquillità e capacità di operare sotto pressione. Alla cerimonia sono intervenuti anche i capi di Stato Maggiore di Difesa ed Esercito, i generali Graziano ed Enrico, oltre al sindaco dell'Aquila, il vicepresidente della Giunta regionale Giovanni Lolli, a Monsignor Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila.